Buon pomeriggio da Punto Sport, è l'appuntamento del sabato, oggi un po' particolare perché di solito questo è un appuntamento di anteprima, invece in questo lungo pomeriggio sportivo c'è stata la diretta di Pescara Channel fino a qualche minuto fa, adesso Punto Sport, che come dicevamo è un numero particolare perché oggi non è di anteprima, ma siccome oggi è stata una giornata molto importante in Serie A ma anche in Lega Pro, seconda divisione, girone B e anche in Serie D, il girone F, quella che riguarda le abruzzesi, allora Punto Sport diventa il luogo delle immagini. Sono già arrivate le immagini sia da Mugnano di Napoli per Arzanese Chieti che da Salerno per Salernitana Teramo. Vi preannuncio che è stata una giornata molto amara in seconda divisione, aspettando domani alle 14 l'ultimo match, quello tra l'Aquila e la Vigor Lamezia, che è il posticipo della giornata. In Serie A invece le cose sono andate bene per il Pescara, ieri la bella vittoria in extremis contro il Catania e poi oggi dei risultati tutto sommato positivi per l'11 di Bergodi. Andremo a vedere in questi 50 minuti, allora dobbiamo, visto che dobbiamo correre, andrei subito con i risultati di Serie A maturati tra questo pomeriggio e ieri. Atalanta-Udinese 1-1, vantaggio Udinese con Muriel, il pari sul calcio di rigore di Denis. Bologna-Parma 1-2, vantaggio bolognese con Sorensen e poi Valdés e Sansone per la squadra di Roberto Donadoni. Ieri la Juventus aveva battuto in rimonta il Cagliari sul neutro di Parma. Oggi alle 12.30 pari tra Inter e Genoa. Tra le altre cose, per il Genoa in gol Ciro Immobile, per il momentaneo vantaggio del Grifone, poi pari di Cambiasso. Palermo-Fiorentina 0-3, doppietta di Jovetic e Gonzalo Rodriguez sul calcio di rigore. Pescara-Catania come detto 2-1, Selic, Barrientos e Togni. Questa sera Roma-Milan nel posticipo delle 20.45, Sampdoria-Lazio 0-1, Hernanes, Siena-Napoli 0-2, Maggio e Cavani, Torino-Chievo 2-0, autorete di Sardo e poi Gazzi per la squadra di Giampiero Ventura. La classifica dopo 18 giornate, siamo a meno 1 dal giro di boa, comanda sempre la Juventus a 44 punti, la Lazio a 36, Fiorentina e Inter 35, Napoli 34, Roma 29, Milan 27, Roma e Milan con una partita in meno ovviamente, Parma 26, Catania 25, Udinese 24, Atalanta 22, Chievo 21, Torino 19, Bologna 18, 17 per Sampdoria e Pescara, Cagliari 16, 15 per il Palermo, 14 il Genoa, 11 per il Siena. Questi numeri della Serie A. Partiamo ovviamente con il massimo campionato andando a rivedere quanto è successo ieri sera allo stadio Adriatico di Pescara, dove i biancoazzurri di Bergodi hanno battuto 2-1 il Catania. Servizio. Un finale thriller come mai si sarebbe potuto immaginare. Minuto 50, Romeo fa battere l'ultima punizione della partita. Il recupero di 4 giri di lancette è terminato. Togni, uno che con stroppa il campo lo vedeva solo in allenamento, disegna col destro una parabola che scavalca la barriera. Andújar non arriva e la rete che si gonfia fa balzare in piedi tutto lo stadio Adriatico. Bergodi è scatenato. Togni piange sommerso dall'affetto dei compagni che probabilmente in lui avevano sempre creduto e che avevano sperato nel suo piede brasiliano. Neppure il tempo di rimettere il pallone in gioco, il Pescara porta a casa tutta la posta al termine di una gara in cui i biancoazzurri vanno sul punto di capitolare più volte, a partire dall'avvio, con Bergodi che ripropone 10 undicesimi della formazione di Milano, con Selic al posto dell'infortunato Vukušić, ma con la mentalità di chi vuole i tre punti per regalarsi un Natale coi fiocchi. Da Nocera inferiore a gennaio 2-4 alla serata dell'ultimo respiro, un 2012 indimenticabile che promette di regalare una rincorsa alla salvezza da Cardiopalma. E dire che il Papu Gomez, recuperato in extremis da Maran, spaventa subito la retroguardia biancoazzurra, sempre meno però di quanto fa Barrientos, cui Terlizzi colpevolmente concede un'autostrada per prendere la mira ma sparare sul montante destro di Perin. Anche Selic in avvio fa correre un brivido grosso così e il suo retropassaggio concede a Isco il pallone per fare mare molto male. L'esterno della rete dà però solo l'illusione dell'irreparabile. Selic però è bravo a farsi perdonare al 23esimo. L'idea ce l'ha Weiss, lo slovacco si prende la corsia mancina, rientra a finta e poi con la coda dell'occhio vede il compagno al limite dell'area. Il colpo da biliardo del numero 10 prende in controtempo un Andújar, cui le sirene di mercato di quest'estate non devono aver giovato più di tanto. Pescara avanti, non importa se meritatamente o meno, l'importante è il risultato. Il problema però è che gli etnei sono tosti, hanno quella che in Sud America chiamano garra, grinta. Izco stavolta non mira la porta, vede
vede Barrientos arma il suo mancino, splendido nell'esecuzione quanto ferale nel colpire la difesa bianco-azzurra e una tifoseria infreddolita, ma come sempre caldissima. Raggiunto il pari, il Catania prende in mano la gara, non la lascerà quasi mai fino al 90esimo. Marchese intanto sul corner vorrebbe il bis a stretto giro, la mira non è quella giusta, come quella che al 52esimo a Selic, la sventola di quelle insidiose. Andújar si riscatta, si distende e disinnesca la botta del giocatore del Pescara. Lodi, che finora si era visto un pochino spaventa Perin, pallone deviato da Capuano, portierino più impegnato poco dopo da Spolli, col tap-in successivo ma inutile di Marchese al di là della linea difensiva, offside rilevato prontamente, ma la gara sembra colorarsi ogni minuto che passa di rosso-azzurro. E invece al Pescara serve la vittoria per rimpolpare una classifica non eccelsa e rilanciare la rincorsa alla permanenza in Serie A. I minuti passano, Marchese anche stavolta chiude troppo il compasso e non crea particolari grattacapi a Perin, sicuro quando tiene lì la conclusione mancina di Barrientos, ben appostato sulla respinta del corner calciato da Lodi. Bergodi intanto ha inserito Zanon per il claudicante Modesto e Caprari per Weiss, e il piccolo romano la biglia della vittoria se la ritrova al 90esimo. Capuano parte in proiezione offensiva, scarica al centro dall'interno dell'area di rigore, il numero 99 va non proprio convinto sul pallone, forse intimorito dall'uscita a valanga di un Andújar che sporca il pallone quel tanto che basta, per cui ai biancoazzurri non resta neppure la minima consolazione del corner. Occasione clamorosa gettata alle ortiche, e a questo punto in pochi sembrano ancora crederci, tranne Romulo e Eugenio Togni, uno che domenica aveva spaventato Amelia e che stavolta erretisce Andújar. E allora torniamo all'inizio, che è poi anche la fine della gara e la fine di un anno impossibile da dimenticare, che oltre alla Serie A lascia in dote al 2013 che verrà una rincorsa lanciata a 17 punti e le lacrime di Togni, sigillo di una vittoria fondamentale. Insomma, vittoria importante, importantissima in chiave psicologica, in chiave di classifica, un 2-1 per regalarsi un Natale e un fine d'anno come meglio non si potrebbe per la formazione biancoazzurra, attesa al rientro dalle vacanze, dalla trasferta di Firenze contro una Fiorentina stellare che anche oggi ha vinto al Barbera di Palermo, tra un po' vedremo le immagini. Ma intanto scendiamo negli spogliatoi per sentire prima il tecnico del Pescara Cristiano Bergodi, il presidente biancoazzurro Daniele Sebastiani, che parla anche della finestra imminente del mercato invernale, e poi non potevamo che ascoltare anche il protagonista della serata, il brasiliano Romulo Eugenio Togni. Le interviste. Una squadra che piano piano sta assomigliando sempre di più a un gruppo coeso, compatto, come possiamo dire, trovateli voi gli aggettivi, cioè, credo che il lavoro più grande va fatto in questo senso qua. La mia esultanza per il piacere di avere visto la squadra che ha lottato fino alla fine e che è riuscita ovviamente a prendere i tre punti negli ultimi 30 secondi, questo è vero, però ci ha sempre creduto, perché basta pensare con quello che hai detto te ovviamente alla palla gol clamorosa, quella che con magari un po' più di cattiveria magari il piccolo Gianluca Caprari poteva magari mettere dentro dopo un'azione incredibile di Capuano. Un'altra azione che aveva fatto anche a Milano, se vi ricordate, sull'azione della punizione di Togni per il gol di Terlizzi, portando via il pallone e andando in profondità. Quindi no, ho avuto delle risposte importanti da tutti i ragazzi, veramente, in maniera eccezionale. Li ringrazio e li elogio perché veramente ci stanno dando tutto per poter fare bene, insomma, in questo campionato. Sì, beh, i finali del genere ti aiutano, un pizzico di fortuna quando in pratica sei coraggioso, quando sei tenace, quando te la porti dalla parte tua la buona sorte, perché effettivamente è così, quando ci credi fino alla fine a volte gli episodi ti aiutano, come diciamo la cosiddetta fortuna, che poi ci si può credere o meno, però io sono contento che vedo un gruppo che lotta fino alla fine, questo è per me molto importante. Sì, un bel Natale, un Natale meritato, perché i ragazzi hanno dimostrato che contro le squadre del loro livello, penso che il Catania sia un po' di più del livello nostro, perché è una gran bella squadra, è riuscita a vincere veramente credendoci fino alla fine, e quindi complimenti ai ragazzi e veramente facciamo un Natale diverso. Lei ci credeva?
ma io ci credo sempre, io sono ottimista di natura, quindi per me non è una novità, io credo in questi ragazzi, in questo gruppo, e sono convinto che potranno togliersi e farci togliere delle belle soddisfazioni. Sì, ma soprattutto una grande soddisfazione per il ragazzo. È chiaro che fare un gol all'ultimo minuto, vincere una partita, e nelle ultime quattro partite lui ha giocato sempre, ha fatto anche delle buone partite, per cui e questo significa che poi così scarsi non siamo come qualcuno vuol far credere. Non siamo andati in giro con i pulmini a raccogliere i giocatori e lo stanno dimostrando un po' tutti. Anche oggi mi è piaciuto anche molto Celik, che è entrato, ha giocato la sua prima partita dall'inizio, ha fatto a mio avviso una buona partita. Ma c'è stato di bello la voglia dei ragazzi di portare a casa il risultato. Una squadra che ha giocato nel primo tempo è stata anche una bella partita, poi nel secondo tempo all'inizio abbiamo subito avuto qualche buona occasione e devo dire per la verità che il Catania è una bella squadra, ma i veri pericoli ce li siamo creati da solo ancora una volta, perché un paio di occasioni, anche nelle occasioni del gol loro, sono una palla persa malamente da noi, abbiamo poi preso gol, per cui non è che avessimo rischiato così tanto, però veramente complimenti ai ragazzi perché ci fanno trascorrere un Natale, come uso dire io, sereno, quindi adesso tocca a noi lavorare insieme col mister, col direttore per cercare di trovare quei correttivi giusti che ci possono dare una mano per... Quindi mercato? Ma sì, il mercato si apre fra qualche giorno e noi ci dobbiamo far trovare pronti. No, tanto che quello pianto lì è per quello, proprio quelle emozioni, diciamo, in spogliatoio, è stata una cosa naturale. Lo so anche ero più emozionato anche perché in Brasile lo so che i miei genitori vedevano la partita, perché c'è un canale che trasmette le partite, e per me è una gioia immensa. Io per 12 anni ho lottato, ho cercato di fare quello che arrivare dove sono arrivato oggi, e è indescrivibile, cioè, a volte non so neanche cosa dire, come spiegare. Descrivici quella parabola fantastica che ha regalato 3 punti al Pescara nell'ultima partita di un 2012 che per te è stato di alti e bassi, straordinario all'inizio, vittoria del campionato, poi relegato ai margini e adesso protagonista e uomo copertina della gestione per gol. No, la punizione, tutti i miei compagni mi hanno dato una fiducia, chiedevano che calciassi io, e felicemente la palla è andata dove volevamo tutti, no? Bello, sono contento perché stiamo qua a festeggiare 3 punti, importante, e vedere la gente felice mi fa felice anche a me. Un gol anche per il rinnovo del contratto? No, questo non ci ho pensato, non ci penso neanche, cerco solo di pensare a lavorare e continuare a lavorare. Dopo quello che deve venire, vieni. Ormai queste cose qua, io mentalmente sto proprio bene, concentrato in quello che devo fare. Dopo il resto, diciamo così. Sì, auguri a tutti, grazie di tutti, a tutti. E state tranquilli che stiamo lavorando per cercare di rimanere in Serie A. Queste erano le parole dei protagonisti della serata di ieri. Prima di chiudere il capitolo legato alla Serie A, andiamoceli a vedere i gol della giornata, ovviamente esclusi quelli di Pescara Catania che avete già visto. Partiamo dalla capolista Juventus che va sotto a Cagliari contro il Cagliari per merito di questo calcio di rigore accordato per il fallo di Vidal su Sau. Dal dischetto va Piniglia, siamo poco dopo il quarto d'ora del primo tempo, batte Buffon per il gol dell'1-0. Al 75esimo il pari dell'ex Matri, che raccoglie una corta respinta del portiere cagliaritano e infila la porta per l'1-1. Lo stesso Matri, che a tempo praticamente scaduto, sfrutta un rimpallo e batte ancora una volta Agazzi, l'esultanza di Conte, stile Bergodi. Diciamo così, con Matri che fa vedere il numero e il nome della maglietta, Conte incontenibile, e poi Vucinic al 95esimo per il gol dell'1-3 della Juventus, lanciata a quota 44 punti in classifica. Nella giornata di oggi invece l'Inter si fa fermare a San Siro dal Genoa, Ciro Immobile porta in vantaggio il Grifone, siamo al minuto 76, poco meno di un quarto d'ora dalla fine della partita. Il pari arriva all'85esimo grazie a un colpo di testa di Esteban Cambiasso
al centro dell'area di rigore e batte Frey. Finisce 1-1 tra Inter e Genoa. Torino-Chievo 2-0 al dodicesimo del primo tempo, l'autorete di Sardo in collaborazione con Kamil Glik, e poi il 2-0 al 26esimo di Gazzi. Torino che praticamente chiude la pratica in poco più di 25 minuti battendo il Chievo 2-0. A Marassi invece Hernanes, il solito Hernanes, condanna la Sampdoria e trascina la Lazio al secondo posto in classifica. All'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo invece finisce 1-1 tra Atalanta e Udinese, vantaggio bianconero con Muriel, rientrava dopo un lungo infortunio, il pari arriva su calcio di rigore per questa trattenuta in area di rigore, protestano i giocatori dell'Udinese, fallo su Peluso, viene ammonito Domizzi. Dal dischetto va il tanque Denis e il tiro è preciso, spiazza il portiere Berkic per l'1-1 con cui si chiuderà la partita. Vi avevamo detto di una Fiorentina scatenata soprattutto con il suo gioiello Stefan Jovetic, che porta in vantaggio al 50esimo i viola. Ancora Jovetic raddoppia per questo calcio di rigore fischiato dall'arbitro dell'incontro, questa cintura di Donati in area, davvero nettissimo il fallo di Donati. Va Jovetic con lo scavetto per lo 0-2. Lo 0-3 arriva ancora una volta sul calcio di rigore, stavolta però non va Jovetic a batterlo, ma va Gonzalo Rodriguez, uno dei giocatori più in forma e una delle sorprese di questo campionato, il centrale difensivo ex Villarreal. Eccolo qui, il gol dell'1-3. Bologna-Parma 1-2, azione confusa in area di rigore per il vantaggio di Sørensen per il Bologna al minuto 55. Poi però il Parma, grazie a due gol stupendi, in 11 minuti ribalta la situazione. Prima è Valdés con questo tiro all'incrocio dei pali, e se questo è un gran gol, aspettate di guardare il secondo di Nicola Sansone, una girata di volo al centro dell'area di rigore di sinistro, batte Agliardi, vince il Parma 1-2. E poi Siena-Napoli 0-2, tutto nel finale con Hamsik che rimette in mezzo per Maggio, gol dello 0-1 per il Napoli all'Artemio Franchi di Siena. Lo 0-2 arriva per un calcio di rigore fischiato dall'arbitro, anche in questo caso tanti calci di rigore oggi. Va sul dischetto Cavani e spiazza il portiere del Siena, finisce 0-2. Vi ricordo che questa sera c'è Roma-Milan. Chiudiamo la parentesi di Serie A. La Serie B gioca domani e dunque in bocca al lupo alla Virtus Lanciano che va alla Braglia di Modena contro il Sassuolo dell'ex Eusebio Di Francesco, e anche capolista il Sassuolo, sta veramente facendo un campionato straordinario. Andiamo in Lega Pro, seconda divisione, girone B, con i risultati della giornata numero 17. Aprilia Aversa Normanna 1-0, gol al 41esimo di Gomez. Il Chieti cade a Mugnano di Napoli contro l'Arzanese per 3-0, in prota Riccio e San Domenico. La sequenza dei gol dell'Arzanese. Borgo Abugiano, Martina Franco, un po' a sorpresa, 2-0. Al 29esimo Daddato, al 67esimo D'Antoni. Espulso nel Martina Franca, al 63esimo Gambuzza. Vince il Melfi a Campobasso 0-2, in prota e Conte per i potentini. Foligno Poggi Bonzi 1-1, vantaggio toscano con Pera su calcio di rigore al 56esimo, Gesuele per il pari del Foligno. Interreggio Fondi 2-0, Cutruppi e Coris, l'ex giocatore del Giulianova, questi gol dell'Interreggio. L'Aquila Vigor Lamezia si gioca domani alle 14. Pontedera Gavorrano, questo è un risultato a sorpresa, 1-3, vantaggio del Gavorrano con Gurma, pari del solito Grassi, poi Nocciolini e Peluso per l'1-3 del Gavorrano. Quindi si ferma la corsa del Pontedera, continua quella della Salernitana, 3-1 sul Teramo, tutto in 40 minuti, al 13esimo Ginestra, al 21esimo Guazzo, 40esimo ancora Ginestra resta sul calcio di rigore, Bucchi nella ripresa accorcia solo le distanze. Vediamo la classifica,
Di questo raggruppamento con Salernitana 37, Pontedera 32, Aprilia 31, L'Aquila 26 a 25, il gruppone formato da Gavorrano, Chieti, Poggi Bonzi e Martina Franca, 23 l'Arzanese, 22 Teramo, 21 il Foligno, 20 Borgo Abugiano e Melfi, 18 la Vigor Lamezia, 16 l'Interreggio, 15 Campobasso e Aversa Normanna, 9 il Fondi. Questi i numeri, non perdiamo tempo, io ringrazio già da adesso Massimo Lupacchini e Andrea Costantini che sono stati velocissimi nel mandarci le immagini da Mugnano di Napoli per quanto riguarda Massimo Lupacchini e da Salerno per quanto riguarda Andrea Costantini. Ci trasferiamo proprio a Mugnano di Napoli, Arzanese, Chieti, finisce 3-0 il servizio con la telecronaca proprio di Massimo Lupacchini. Amici sportivi di TV6, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dallo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Siamo alle porte di Napoli per seguire questa gara valevole per la 17ª giornata di andata del campionato di seconda divisione girone B. Il Chieti scende dunque nel napoletano, forte della posizione nei playoff. Chieti che reduce dalla bella vittoria sulla Priglia, di fronte c'è un Arzanese che invece di punti in classifica può vantarne 20, i campani che sono al centro della graduatoria, gara che sta per iniziare qui in questo impianto direi molto accogliente alle porte proprio di Napoli. L'anno scorso qui giocava la Neapolis, squadra che poi di fatto non esiste più, dicevamo campo sicuramente accogliente, in sintetico il terreno di gioco sugli spalti. Beh, mentre la gara va ad iniziare proprio in questo istante, dice, prova a servire, vi riesce Jonathan Alessandro, si fa vedere al centro De Souza, ancora Alessandro, punta Alessandro l'avversario diretta, entra in area Alessandro, arriva dalle parti di Aprea che gli chiude la strada, occasione per il Chieti, è tutto pronto adesso, dice l'arbitro Battelia, la palla che entra in rete, il gol dunque dell'Arzanese con Improta sugli sviluppi dell'angolo. Arzanese dunque in vantaggio con Improta. Calcio di punizione in favore proprio dell'Arzanese. Battelia con il sinistro. Gol! Clamorosa topica della difesa del Chieti che si fa sorprendere in modo davvero dilettantesco. Il minuto è il 42 e il gol del 2-0 è di Riccio. Eccoci dunque dall'Alberto Vallefuoco di Mugnano per il secondo tempo della gara tra l'Arzanese e il Chieti. Due i cambi già effettuati dal Chieti in questo secondo tempo, dunque cambia e parecchio De Patre in campo, Verna e Rinaldi rispettivamente, numero 14 e 15 del Chieti. Adesso saremo anche in grado di darvi i nomi dei sostituti. Intanto è iniziato il secondo tempo, dunque in questa ripresa nel Chieti 14 e 15, Verna e Rinaldi al posto di Cardinali dunque, e vediamo un po', anche non c'è nemmeno Gandelli in questa ripresa. Intanto Bigoni sfonda a destra, ancora Bigoni, la conclusione sul primo palo ed è bravissimo Aprea, ed è proprio San Domenico che si fa vedere sulla corsia di sinistra, viene servito proprio adesso San Domenico, limite dell'area, la conclusione a giro, non prende il giusto calibro ma si fa vedere da subito San Domenico appena entrato con questa conclusione. Calcio di punizione in favore del Chieti sul pallone, Vitone e De Souza, il tocco di Vitone, parte De Souza, la palla filtra ma è fuori, Aprea l'accompagna con lo sguardo. San Domenico, attenzione, gol divorato da San Domenico. Meno male per il Chieti, gara che poteva chiudersi qua.
Intanto il tiro di Elia e Feola è bravo in due circostanze di Filippo. Poi De Souza si gira su se stesso, De Souza controllato bene, l'apertura per Alessandro, spazio Alessandro, punta l'avversario diretta, la mette poi al centro, non ci arriva per un soffio di Filippo, occasionissima per il Chieti. San Domenico intanto non c'è fuori gioco, San Domenico potrebbe entrare, lo fa in area, ancora la conclusione di San Domenico, nemmeno questa volta prende il giro, intanto perde palla Barbone sull'attacco di Figlioglia, il palo dell'Arzanese, ancora San Domenico, tiro gol, 3-0 Arzanese, 3-0 Arzanese, 3-0 Arzanese al 40esimo, il gol di San Domenico. Infatti l'arbitro, che ripeto il signor Lorenzo Ferrari di Mestre, dice che può bastare così. L'Arzanese batte il Chieti 3-0 per effetto delle reti di Improta e Riccio nel primo tempo. Nella ripresa a rimpinguare il bottino al 36esimo San Domenico, insomma Chieti che non entra mai nel match, Chieti che chiude male questo 2012, aggiungo io la parte finale del file leggermente mancante, però diciamo che avete visto insomma un Chieti che non è mai entrato in partita, una sconfitta rotonda fin troppo a Mugnano di Napoli contro l'Arzanese. Andiamo a sentire che cosa ha detto dopo la partita il tecnico del Chieti, Tiziano De Patre. Tiziano De Patre, volto tirato, sicuramente non ti è piaciuto il tuo Chieti oggi? Assolutamente no, squadra presuntuosa, molto presuntuosa, una squadra che nonostante così loro non è che avessero fatto tantissimo. Io ho preso due gol su palle inattive assurde, però poi l'atteggiamento proprio in generale non mi è piaciuto, poca cattiveria, sicuramente testa già alle vacanze, però ci può stare così. Veniamo da così, a un buon periodo, però ripeto, non devono accadere queste cose, troppi colpi di tacco, forse qualcuno si è montato la testa e dobbiamo tornare coi piedi per terra perché c'è bisogno di salvarsi e basta. Ne avevamo parlato però in settimana di un possibile calo, di avere la testa già al Natale, ti vediamo particolarmente arrabbiato, parole durissime le tue nei confronti della squadra, perché ci hai già parlato con i giocatori, lo farai più con calma? No, non c'è bisogno adesso di parlare, colpa mia che non ho trasmesso così questa che c'era oggi. C'era bisogno di cattiveria agonistica, bisognava staccare la spina dopo la partita, invece siamo così, siamo scesi in campo molli, con la testa dall'altra parte, colpa mia sicuramente. I due cambi all'inizio ripresa e chiudo? Ma i cambi per cercare di dare una scossa, anche perché di giocare un po' così, di provare a fare qualcosa di diverso, anche lì cioè, siamo arrivati 10 volte dentro l'area di rigore, ancora una volta poca cattiveria, anche lì si è vista la poca cattiveria che c'era oggi, perché sbagliare dei gol incredibili a porta vuota cioè, vuol dire che non è solo nella fase difensiva, anche nella fase offensiva la spina era staccata. Presunzione, mancanza di cattiveria, insomma ingredienti fondamentali nel calcio che sono mancati secondo Tiziano De Patre. Rimaniamo sulla sponda nero-verde per sentire cosa ha detto al microfono di Massimo Lupacchini il direttore sportivo dei Neroverdi, Alessandro Battisti. Brutto Chieti, domenica scorsa avevamo detto forse il più bello del campionato, oggi il rovescio della medaglia, la squadra che non è mai entrata in partita. Sì, effettivamente la prestazione non all'altezza, la sconfitta ci può stare, perché comunque loro sono una squadra organizzata, una squadra che in casa ha fatto tanti risultati, però effettivamente noi siamo stati veramente brutti e dispiace finire l'anno in questa maniera, perché questa è una società che non se lo meritava oggi. Ecco. Cosa non ha funzionato secondo te? Ma io credo sia stato un approccio molto superficiale, un approccio dove probabilmente abbiamo preso due gol nel primo tempo senza subire un tiro in porta, e questo la dice lunga insomma, ecco, perché
io la leggo in maniera negativa, non in maniera positiva, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e capire che per guadagnarsi la pagnotta bisogna faticare, lavorare e soprattutto scendere in campo pensando che è l'ultima partita della vita, altrimenti non andiamo da nessuna parte. A voler essere buoni è Natale, forse è proprio questo che ha condizionato il gruppo giovane, continuiamo a dirla così, sono giovane, una squadra che ha questi limiti e quindi magari la testa era già alle ferie. No, ma effettivamente credo sia stato questo, insomma, perché non si spiega. Poi sì, è vero, il secondo tempo siamo usciti fuori, abbiamo avuto delle occasioni, potevamo riaprire la partita, questo è vero, però effettivamente mi aspettavo sicuramente un'altra prestazione dai ragazzi, anche se era Natale, probabilmente, come ha detto pure il mister, con la testa stavano già al panettone, ma bisogna ricordare loro che il pane è duro, quindi i panettoni dovranno smaltirli alla grande, insomma. Grazie. Insomma, testa alle vacanze anche secondo il direttore sportivo del Chieti, Alessandro Battisti. Adesso andiamo sulla sponda campana, sulla sponda arzanese, dove c'è sicuramente soddisfazione. Proviamo a vedere cosa dice il tecnico dei campani, Antonio Rogazzo. Rogazzo è un arzanese che è in serie positiva ormai da 5 giornate, bella prova contro Chieti che era dato in grande forma, quindi? Abbiamo fatto stesso approccio alla gara, abbiamo avuto queste 5 partite, insomma, ho fatto la prima parte di gara abbastanza bene, cercando di tenere in mano il pallino del gioco, poi abbiamo fatto gol, siamo un attimino calati, è uscito fuori poi, insomma, anche la buona qualità del Chieti, insomma, sembrava che era una buona squadra che veniva a un buon periodo, effettivamente, insomma, la squadra è una squadra da vertice a mio avviso, però insomma, noi ci abbiamo messo sicuramente grande determinazione, a tratti abbiamo anche giocato discretamente e poi insomma, alla fine credo che il risultato sia giusto. A questo punto cosa prevede il futuro dell'Arzanese? Qual è il campionato che si appresta a fare l'Arzanese nel girone di ritorno? E se si aspettava qualcosa di più dal Chieti? Allora, l'Arzanese è di partire subito forte la prima di ritorno, abbiamo subito in casa l'Aprilia, e di continuare così e ottenere prima possibile i punti per la salvezza. Insomma. Chieti secondo me, insomma, può lottare per i posti playoff, magari può capitare anche la gara storta, però insomma è normale che poi non sta a me, insomma, che da fuori valutare, insomma, i pregi e i difetti del Chieti. Però... Queste erano le parole di Antonio Rogazzo. Prima di chiudere la parentesi legata ad Arzanese Chieti ed aprire quella di Salernitana Teramo, in collegamento telefonico c'è il nostro Massimo Pacchini. Ciao Massimo, sulla via di ritorno. Eccoci. Da Jacopo. Mugnano di Napoli. Soprattutto gli amici di casa, sì. Allora, una sintesi, sì. Ti chiedo una sintesi, più sintesi che si può. Abbiamo sentito presunzione nelle parole di De Patre, di questo presunzione da parte di questo Chieti, testa già il panettone secondo Alessandro Battisti, tu hai detto il Chieti più brutto della stagione, sì. Probabilmente. Vabbè, in assoluto, perché è una squadra che senza capo e senza coda, avranno sicuramente visto le azioni salienti, due gol nel primo tempo da parte di un arzanese che sì, sicuramente l'ha impattata bene la partita, ma senza creare nulla in pratica, si è ritrovata avanti di due reti, quindi Chieti davvero brutto in troppi elementi, e le dichiarazioni dei protagonisti. Poi stanno a certificare quanto detto. De Patre è davvero nerissimo, ben più nero rispetto, anzi nell'intervista si è abbastanza controllato, perché l'ho visto davvero arrabbiatissimo. Il presidente Pellina è scappato alla fine della partita, anche lui aveva insomma voglia di mettersi alle spalle questa brutta prova, nessuno se l'aspettava di chiudere l'anno così, dopo che la vittoria sulla Priglia, la bella prestazione e tutte le belle parole spese, insomma, francamente era lecito, era attendersi qualcosa di diverso. Risultato a parte, ripeto, davvero brutto. Allora Massimo, io ti ringrazio per essere intervenuto durante Punto Sport. Approfitto della tua presenza per ricordare che sia Salernitana Teramo che Arzanese Chieti questa sera, a partire dalle ore 23, due sintesi ampie delle due partite. Per Arzanese Chieti ci sarà la tua telecronaca. Non è il massimo proprio per gli sportivi. Sì, rivedere. Si tratta di due sconfitte, quindi pesanti. Però magari anche per capire come sono andate le cose, d'altronde
con il discorso della maxi sintesi, il tifoso con una mezz'oretta, anche poco più, riesce a godere un po' di tutta la partita. A te. Grazie a Massimo e buon viaggio di ritorno da Mugnano di Napoli verso la nostra redazione. Allora, chiudiamo la parentesi Chieti, apriamo quella del Teramo. Sono arrivate le immagini dallo stadio Arechi di Salerno, sconfitta anche in questo caso, quasi con lo stesso punteggio, 3-1 in favore della Salernitana. Possono partire le immagini. Ringrazio Andrea Costantini, come Massimo Lupacchini, assolutamente tempestivo. Questo è l'ingresso in campo delle due squadre, con il Teramo che aveva Olcesi e Ambrosini, due nuovi acquisti in panchina perché è arrivato il nulla osta per poterli schierare, poterli portare comunque in panchina, giocatori che sono arrivati da qualche giorno. La Salernitana invece lanciatissima in vetta alla classifica. Teramo che si schiera con il tridente Paterno, Petrella, Bucchi. Bucchi anche oggi in gol, anche se non sarà un gol che varrà a nulla, sarà un gol che varrà a poco perché arriverà sul 3-0, accorcerà solo le distanze. Sesto minuto, Coletti perde palla, Munar, tiro a giro da fuori area, pallone non lontano dalla porta, difesa da Santi che sostituiva oggi Serraiocco infortunato. Undicesimo, Ginestra, crossa dalla sinistra, girata sotto misura di Guazzo a lato. Guardate quanto pubblico, sempre molto caldo il pubblico di Salerno, dell'Arechi. Tredicesimo, Munar serve Ginestra che si gira dai 20 metri, Santi incerto, palo, gol, vantaggio della Salernitana. Il minuto 13 dunque, la gioia dei tifosi granata della Salernitana per il gol del solito, direi, Ciro Ginestra, che va a raccogliere l'applauso del pubblico di casa. Quindi Teramo che dopo 13 minuti va sotto, ma non è finita qui perché dopo 9 minuti, e siamo al 22esimo, punizione di Ginestra, pallone sul palo, riprende Guazzo di testa, tap-in facile facile per Guazzo che anche lui va ad esultare. Teramo praticamente che subisce un 1-2 mortifero da cui è difficile anche potersi riprendere. Infatti poi la partita andrà avanti sulla falsariga con la Salernitana in controllo del vantaggio ampio. Il Teramo che però al 29esimo, quindi intorno alla mezz'ora, prova a farsi vedere dalle parti dell'area di rigore della Salernitana. C'è uno schema da piazzato del Teramo, alla fine il pallone da Bucchi arriva a Petrella, pallone alto sopra la traversa. 31esimo, punizione di Coletti, alta, non ripete quanto gli era riuscito con il campo basso. 41esimo, cross di Piva, mano di De Fabritis, arriva il calcio di rigore. Va Ginestra, Santi intuisce, tocca la sfera, ma è 3-0. Quindi il primo tempo che si chiude come peggio non potrebbe per il Teramo, e qui c'è il duplice fischio dell'arbitro dell'incontro che manda tutti negli spogliatoi, con la Salernitana che ha praticamente già messo in cassaforte la partita. Nella ripresa entra Ambrosini per Paterno, dopo 60 secondi prima palla gol per Ambrosini, respinge Iannarilli, Valentini a porta vuota, non c'entra però il bersaglio, pallone che colpisce il palo di supporto della porta. Undicesimo, cross di Piva, respinge Speranza, destro centrale da parte di Ginestra. Ancora Ginestra, entra in area di rigore, tocco morbido, supera Santi, arriva Chauvet a spazzare tutto. 18esimo della ripresa, arriva il gol del Teramo con Righini per Bucchi, bel contropiede del Teramo. Bucchi che si sistema il pallone sul sinistro e trova l'angolo più lontano dove Iannarilli non può arrivare. Teramo che accorcia le distanze. Teramo che potrebbe accorciarle ancora di più al 28esimo con il colpo di testa di Valentini di poco alto sopra la traversa. 39esimo, Bucchi ruba palla ma non riesce però a servire Olcese, anche lui entrato nella ripresa, la difesa salernitana che spazza. Al 42esimo, palla recuperata ancora dal Teramo con Olcese, anche lui ne ho acquisto, para Iannarilli, pallone che non crea particolari grattacapi, e proprio sul recupero di Iannarilli arriva il triplice
dell'arbitro. Dunque la Salernitana batte il Teramo per 3-1, doppietta di Ginestra, gol di Guazzo per il Teramo, l'unico squillo da parte di Andrea Bucchi. Teramo che rimane quota 22 punti in classifica, lo ricordiamo, Teramo come l'Aquila ha una partita in meno, anzi l'Aquila aspettando domani in questo momento ne avrebbe due di partite in meno. Scendiamo negli spogliatoi, ovviamente parliamo del fronte teramano, del fronte biancorosso. Andiamo a sentire le parole del tecnico Roberto Cappellacci. Mister, il primo tempo ha compromesso l'intera prestazione, perché poi il Teramo comunque ha chiuso abbastanza bene. Sì, abbiamo fatto un primo tempo molto male, senza nulla togliere alla forza della Salernitana, che è indiscutibile, però noi ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo avuto un atteggiamento, insomma, impaurito, con poca voglia di far male a loro, e poi loro insomma, sono stati bravissimi nelle situazioni dei gol, dove invece noi non lo siamo stati per niente, e quindi insomma, la qualità nel primo tempo ha fatto la differenza. Noi dovevamo usare delle armi diverse, invece l'abbiamo fatto solo nel secondo tempo, quando la partita era anche più facile, perché è chiaro che la Salernitana aveva un vantaggio cospicuo, e quindi diciamo che la nostra bella figura nel secondo tempo vale a poco. Santi ci è sembrato incerto sui primi due gol, anche se sono state delle disattenzioni poi collettive, poca pressione sui portatori di palla e mancata copertura sul secondo gol. Sì, abbiamo preso dei gol che con un po' più di attenzione potevamo anche evitare, senza buttare la croce a nessuno, però sappiamo benissimo che nel primo tempo abbiamo commesso tante leggerezze, sia nella proposizione che nella fase difensiva. Siamo stati castigati pesantemente, perché magari anche con lo svantaggio comunque la partita sarebbe sempre stata in piedi, invece col 3-0 era anche molto difficile, anche se poi nel secondo tempo, se avessimo avuto anche noi un briciolo di fortuna, magari avremmo potuto giocare fino alla fine per recuperare il risultato. Invece poi in un paio di situazioni non siamo stati all'altezza, e quindi la partita poi si è chiusa così. Amareggiato dunque Roberto Cappellacci, questa sconfitta a Salerno sulla carta ci poteva anche stare, però è chiaro che al tecnico non può star bene andare al riposo sotto di 3 gol, perché poi la partita è sfuggita completamente di mano. Andiamo ancora allo stadio Arechi di Salerno per sentire il presidente dei biancorossi, Luciano Campitelli. Presidente, peccato per questo primo tempo, un approccio sbagliato che ha compromesso una partita che il Teramo poi ha chiuso bene, con dignità, ma quel primo tempo pesa. Un primo tempo dove forse i ragazzi si sono un po' impressionati da questa curva strepitosa. Il ragazzino che giocava oggi per la prima volta ha subito secondo me uno shock e quindi ha avuto qualche incertezza, ma se devo essere sincero il Teramo non mi è dispiaciuto, perché il primo tempo sia il loro portiere che il nostro portiere non hanno fatto nessun tipo di intervento, e il secondo tempo ho visto una squadra, la mia, una squadra che se la può giocare con tutti, che oggi la Salernitana non ha fatto grossi tiri in porta, se non diciamo, quei tiri dove ci sono state qualche piccola incertezza. Sono contento e auguro a tutti quanti un felice Natale e un buon anno, che il 2013 possa portare tanta prosperità e fortuna a tutti quanti noi. Grazie. Rimaniamo sempre in casa Teramo, rimaniamo a parlare di Salernitana. Teramo, 3 gol nel giro di pochi giorni dopo l'infortunio, doppietta domenica contro il Foligno, gol oggi anche se vale a poco per Andrea Bucchi, ma davvero un gran gol. Sempre al microfono il nostro Andrea Costantini, lo ascoltiamo. Andrea, abbiamo già detto con il presidente e con il mister, peccato per quell'approccio alla partita, forse anche questa curva che ha fatto venire un po' di timore reverenziale, in particolare ai più giovani. Sì, dai, abbiamo fatto quell'errore che magari, ecco, quando giochi in queste squadre non ti puoi permettere di fare, perché se poi non scendi su fin dall'inizio subito con lo spirito giusto, queste squadre ti puniscono, ed oggi è stato così. Peccato, perché secondo me se avessimo interpretato anche il primo tempo come il secondo, magari avremmo potuto fare un altro tipo di partita. Dal punto di vista personale, bene, non solo per il gol ma anche per la tenuta atletica che ci ha davvero sorpreso. No, sono contento, perché effettivamente mi stavo bene, ecco, quindi
mi fa piacere perché è la seconda partita che gioco, quindi era importante vedere come reagiva anche la condizione fisica. Sto bene, quindi sono contento, adesso c'è la pausa natalizia, lavoriamo per andare al 100%. Anche perché il Melfi ha vinto bene a Campobasso, il giorno di ritorno non si scherza. No, beh, sicuramente il giorno di ritorno sarà difficilissimo, più di questo di andata, e noi dobbiamo centrare qual è il nostro obiettivo, e quindi subito con Melfi sotto e sarà dura, però noi ci faremo trovare pronti. Per tornare un attimo sulla partita, una finezza, lo stop a seguire con cui ti sei liberato al tiro, ti sei piazzato la palla sul sinistro e hai mandato al bar il tuo diretto avversario. Sì, dai, è stato un bel gesto, dai, sono contento di aver fatto quel gol, perché soprattutto, ecco, magari ci è arrivato un po' di spirito, in quel momento ci voleva. E niente, però l'ho detto, oggi se avessimo interpretato il primo tempo come il secondo, forse sarebbe stato un altro tipo di partita. Andrea Bucchi al microfono del nostro Andrea Costantini, che è in collegamento telefonico. Buon pomeriggio anche a te, Andrea. Buon pomeriggio, Jacopo. Del ritorno da Salerno, anche a te chiedo la cortesia di essere più sintetico del sintetico, perché se con il Chieti abbiamo detto, con Massimo Lupacchini, che è stato davvero una partita, forse il Chieti più brutto della stagione, invece mi pare di capire che è stato l'approccio quello che ha tradito il Teramo. Ne hai parlato con Cappellacci, col presidente Campitelli, con Andrea Bucchi, insomma, si rigiocasse il primo tempo, probabilmente il Teramo lo giocherebbe in altro modo. Sì, sicuramente è stato l'approccio a tradire il Teramo, poi probabilmente Santi, che era all'esordio, e l'esordio è capitato proprio nella gara più difficile, nello stadio più impegnativo, quello che ti mette più pressione, e Santi ha parato nel primo tempo proprio sotto la curva della Salernitana, senza voler crocifiggere necessariamente un ragazzo così giovane e debuttante appunto in seconda divisione, però è chiaro che le prime due reti sono anche una sua responsabilità, non solo, perché nel secondo caso, nel gol di Guasso, c'è stata la mancata copertura dei centrali, e nel primo caso Ginetta si è potuto girare senza grande pressione da parte dei difensori teramani. Allora, Andrea, dicevamo di questo Bucchi che rientra e nel giro di 7 giorni fa 3 gol, anche se quello di oggi vale a poco. Insomma, viene davvero da mordersi i gomiti. E poi, brevissimamente, Olcesi e Ambrosini, il loro impatto. Allora, per quanto riguarda Bucchi, mi ha sorpreso più che per il gol, bellissimo, soprattutto per lo stop con cui ha dribblato Molinari e si è piazzato la palla sul sinistro. Ma più che per il gol mi ha sorpreso per la sua tenuta, un giocatore che sta fermo 3 mesi, gioca la seconda partita dopo l'ora con il Foligno e tiene benissimo per 90 minuti. Bucchi è stato senza dubbio il migliore in campo del Teramo, e non solo per il gol ma anche per la continuità di prestazione. Su Olcese Ambrosini si è presentato con l'occasionissimo dopo 30 secondi, però poi per il resto obiettivamente ha fatto poco. Olcese ha fatto valere i suoi muscoli, ha giocato di meno rispetto ad Ambrosini, è entrato a metà della frazione, però ha fatto vedere che ha grande solidità, grande sostanza, e può dare una grossa mano al Teramo. Ambrosini, ripeto, non deve fuorviare l'occasione che ha avuto subito, perché da lui ci si aspetta ben altro. Allora, grazie ad Andrea, buon ritorno anche a te. Ovviamente la tua telecronaca di Salernitana Teramo insieme a quella di Arzanese Chieti la potremo seguire questa sera a partire dalle ore 23. Buon ritorno anche ad Andrea Costantini. Grazie e buona serata a tutti. E allora chiudiamo la parentesi legata alla Lega Pro. Insomma, avete visto le partite delle due formazioni abruzzesi oggi in campo, le interviste del dopo gara. Scendiamo in Serie D, perché oggi si giocava anche il campionato interregionale, girone F, 17ª giornata, i risultati con i marcatori: Ancona Strea 2-1, l'esordio di Favo sulla panchina dorica, Borrelli e Arpiato per l'Ancona, Mania per la Strea, Celano San Cesario 2-4, Granaiola e Lazzarini per i marsicani, doppietta di Delgado, Crescenzi e Tagliarol, il solito Tagliarol per il San Cesareo, perde la Miternina a Marino 3-1 con i gol per il Marino di Mirante, Ciaramelletti e Laghigna. L'Angolana continua a stupire e Fabio Ferraresi a firmare la vittoria del Polisportivo di Civitanova Marche 0-1, Fidene Isernia 2-0, De Marco e Raso, Maceratese Agnonese 2-2, Melchiori e Carboni per la Maceratese, Sivilla e Pizzutelli per l'Agnonese al minuto 94, fa uno sgambetto la Maceratese 2-0, tra San Benedettese e Recanatese, doppietta di Cristian Pazzi,
Termoli San Nicolò rinviata causa vento, esattamente come era stata rinviata Termoli Amiternina, stadio Cannarsa che è vittima del vento forte, si recupererà probabilmente il 30 dicembre. Termoli San Nicolò infine vi spesero Jesina 1-0 vicini. Vediamo la classifica perché siamo davvero in chiusura con San Cesareo 39, 37 San Benedettese, 33 Maceratese che si stacca un po', 31 Termoli e Ancona, vi spesero 28, 25 l'Astrea, 24 l'Agnonese, 21 la Jesina, 20 Civitanova Fidene, 18 Celano e Celano Amiternina e Isernia, 17 punti per l'Angolana, 15 per il Città di Marino, 12 per la Recanatese, 6 per il San Nicolò. Vi ricordo che Termoli e San Nicolò hanno una partita in meno. Domani si gioca oltre alla Serie B anche l'Eccellenza. Vediamo il turno con l'aiuto della grafica. Eccolo qui, 19esimo turno di campionato. Altirrocca Rosetana, Casa Rincontrata Capistrello, Civitella Roveto Sulmona, Giulianova Montorio, Guardia Grelle San Salvo, Miglianico Sporting Ortona, Pineto Francavilla, Sant'Egidiese Alba Adriatica, Torrese Vasto Marina. Di questo turno di campionato ci occuperemo domani sera a partire dalle ore 19. In studio ci sarà Massimo Lupacchini per raccontarvi tutto quanto è successo in Serie B con Sassuolo Virtus Lanciano e anche all'Aquila per l'Aquila Vigor Lamezia e in Eccellenza con i servizi e le partite che seguiremo nel pomeriggio. Per quanto riguarda Punto Sport è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e Punto Sport torna dopo le feste, dunque buon Natale!